tutti ci auguriamo che sabato possa essere la volta buona, però no, noi lavoriamo come sempre per cercare poi sempre di vincere ogni gara. A volte ci si riesce, a volte no. Però è normale, sabato è una partita importantissima e questa settimana comunque ho visto come sempre i ragazzi che si sono allenati al massimo per poterla farla nostra, ecco, che sappiamo benissimo l'importanza della gara di sabato. Ma sì, io sono sempre contento se ho sempre tutta la rosa disponibile. È normale che poi quando hai una rosa di 29 giocatori devi fare delle scelte con valutazioni giuste per mettere poi in campo la migliore formazione. E il resto poi sicuramente resteranno a casa, però devo dire che avendo sempre tutta la rosa disponibile a disposizione, questo mi rende felice perché poi è anche più semplice fare delle scelte. Io cerco sempre di valutare la settimana, è normale che a volte si gioca anche in base all'avversario, a volte bisogna capire se bisogna a giocare con più fisicità o con giocatori di qualità, però è normale che qualcosa si può cambiare, però abbiamo ancora la giornata di domani per decidere, fermo restando che comunque bisogna sempre mettere in campo la migliore formazione. Però ho visto la squadra, il gruppo con grandissimo entusiasmo, si sono allenati bene. Questo mi rende felice perché comunque c'è la consapevolezza di miglioramenti giornalieri e penso che per noi sia molto molto importante. Ma le sensazioni sono sempre le stesse, chi fa questo lavoro indipendentemente è quello che poi dico sempre ai ragazzi, dall'avversario deve sempre cercare di dare il massimo, di avere rispetto per l'avversario, che può essere una squadra che è scesa dalla massima categoria, che oggi partecipa a un campione di Serie B, o se fai un amichevole contro una squadra di eccellenza. L'importante è prendere sempre il lavoro sul serio, con professionalità, ma soprattutto di migliorarsi sempre, avere rispetto per qualsiasi avversario, indipendentemente se l'anno scorso ha fatto la Serie A, oggi gioca in B, o se giochi contro una squadra di eccellenza. Io dico sempre che dipende tutto da noi. Poi affrontare un campionato così importante per noi è un grandissimo motivo d'orgoglio, perché comunque ce lo siamo guadagnati sul campo e vuol dire che ce la possiamo anche giocare con tutti, ecco. Ma ogni partita ha una storia a sé, hanno lo stesso sistema di gioco, perché comunque anche Cesena gioca con 3-5-2, comunque hanno giocatori di grandissima qualità come Succi, come Graffiedi, come Comotto, come Belardi, come Ioria a metà campo, come Ceccarelli che è squalificato a destra ed Alessandro a sinistra, cioè una squadra che comunque ha giocatori importante con un sistema di gioco simile a quello della Ternana. Il buon auspicio è normale che solo la vittoria per noi è importante, è fondamentale, ma anche perché sinceramente ho visto comunque miglioramenti da parte del gruppo e questo ci rende sereni, anche se sappiamo benissimo che ogni partita va affrontata con la giusta cattiveria, parlo sportivamente però. Per quanto riguarda il momento più triste, sicuramente sono state le due sconfitte con Empoli e Bari, dove anzi è stato tristissimo. Per quanto riguarda la fiducia, quello del lavoro quotidiano che a me personalmente mi dà felicità, mi dà gioia, perché comunque cerco sempre di migliorare la squadra anche nei momenti di difficoltà. E penso che sia poi un motivo anche di grandissima soddisfazione fare gare come l'hai fatta sabato a Terni. La mia gioia è quella del lavoro quotidiano, è normale che poi la tristezza è perdere come abbiamo perso contro i Bari e Empoli, è normale che poi non ci dormi la notte, ma penso che anche chi tifosi, la società, anche voi, penso che dopo la sconfitta di Bari comunque non è che stavate come la vittoria di Vicenza o di Reggio, no? È normale che
la vittoria ti dà entusiasmo, però anche lì bisogna sempre cercare di reagire con entusiasmo, perché comunque fa parte del nostro lavoro. Poi, ripeto, il lavoro quotidiano è quello che ti dà felicità, perché comunque cerchi sempre di migliorarti e migliorare la squadra ogni giorno. Ci sono 72 ore per recuperare, e oggi chi è un atleta integro, secondo me può fare anche 3 partite in una settimana. L'importante è se ha una cultura del lavoro giusta, se è un professionista serio. Gli può pesare la doppia gara in 3 giorni se ci sono giocatori non mentalizzati, però io a queste cose qui non è un vantaggio. Ogni partita, come ho detto prima, ha una storia a sé, indipendentemente se giochi ogni 3 giorni. Poi Cesena ha anche una rosa ampia, anche sostituti giusti e anche di categoria, ecco. Sì, ci siamo incrociati qualche volta, un allenatore valido, ha fatto anche la storia a Cesena, perché comunque ha vinto il doppio campionato dalla Lega Pro alla B e dalla B alla A. È un allenatore, a mio avviso, un allenatore importante, ci conosciamo, ma anche da avversari. Io ero più tecnico di lui, però. Sì. Sì, io con Cesena ho ottimi ricordi, ho passato un anno indimenticabile, bellissimo, perché comunque poi dalla Lega Pro sono andato a Cesena nel campionato di B, dove mi sono trovato benissimo, dove oggi ho ancora amicizie in società. Parlo di Lele Valentini, che ci sentiamo spesso. È sempre comunque un piacere incontrare squadre che comunque ho fatto parte nell'arco degli anni da giocatore, ecco. Ma lo stato di forma è sempre stato buono, a volte non c'è stato lo stato giusto mentale, perché comunque quando perdi, come ho detto prima, come abbiamo perso contro il Bari, più che una situazione fisica, anche il dopo è una situazione di testa, perché poi la sconfitta non ti fa mai lavorare come un pareggio ottenuto, come l'abbiamo ottenuto sabato, oppure una vittoria. Questa è una squadra che comunque, ripeto, abbiamo la fortuna comunque di lavorare in sintonia con lo staff, e cerchiamo di valutare tutte le situazioni per farli rendere sempre al massimo sulla situazione fisica. Poi sulle situazioni mentali quello è normale che è diverso, perché con una sconfitta, come è successo contro Bari e Empoli, è normale che l'allenamento è diverso da questo della settimana, ecco. Ma guarda, noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo che, ripeto, ha nella mentalità una cultura del lavoro incredibile, e si allenano sempre a 1000 all'ora, indipendentemente dal risultato. Però, ripeto, i primi giorni è normale che cioè, dopo Bari non ti sei allenato come, parliamo del primo giorno, alla ripresa, ma parlo a livello mentale come il primo giorno di dopo Terni, no? Però questa è una squadra che comunque reagisce sempre, una squadra che comunque cerca sempre di fare la partita, perché nel nostro DNA. A volte poi ci sono partite, come è successo con Bari e Empoli, che perdi perché trovi l'avversario più forte, e a volte perdi perché per errori individuali, come abbiamo perso a Castellammare, ma questo poi si dovrebbe fare un altro discorso, ecco. Mimmo, cioè, il discorso io la formazione, intanto sapete benissimo che non la do mai prima, non la sa neanche Cicci Diomede. Ci potrebbe essere qualche novità, ma è normale che stiamo valutando tutte le situazioni, giochiamo in base anche all'avversario che andremo a affrontare. Comunque la squadra sabato ha fatto un'ottima gara, ma qualche cambio sicuramente ci potrebbe essere. Per quanto riguarda Mimmo Di Cecco, io penso che domenica sia stato, poi come sempre, indipendentemente se ha giocato o non, sempre importante, un giocatore comunque importante, indipendentemente dal fatto che sia in campo o non, un giocatore per noi molto, molto importante. Ecco. E Falcone sabato è entrato, ha fatto... Ma non è il dubbio, c'è Falcone, c'è Fofana, come attaccanti, c'è Falcinelli, c'è Turchi,
c'è Pepe, c'è Ceccarelli, ci sono tanti, tanti giocatori per 6 giocatori per 3 posti. È normale che sabato mattina valuteremo la situazione. Falcone è un ragazzo che sta crescendo, ma non ci dimentichiamo che giocatori di grandissima qualità, e a volte si fanno delle scelte in base al giocatore di qualità nell'arco di una gara. Abbiamo avuto la fortuna di avere 3 giocatori che hanno giocato in settimana, solo 3. Cesena ha 14-15 giocatori in Coppa Italia, penso che forse dovrebbero avere più problemi loro, però ripeto, un professionista serio riesce a fare anche 3 partite in una gara e viaggiare anche. Ma no, sono contento per... Ma sì, sono contento per loro, cioè, sono giocatori che comunque stanno avendo una grandissima visibilità. È normale che vederli nelle rispettive nazionali fa solo che piacere. Ragazzi di 20 anni che oggi vengono chiamati, convocati nell'Under 20, penso che per quanto riguarda e per noi allenatori e per la società, penso che sia un motivo di grandissima soddisfazione. La preparazione durante la settimana è sempre con l'obiettivo di affrontare la partita del sabato nel migliore dei modi. A volte ci viene meglio, a volte ci viene peggio, però è chiaro che col Cesena è una partita molto più importante, perché i punti valgono doppio, in quanto loro sono una di quelle squadre che lottano insieme a noi per la salvezza. Sì, vabbè, io chiaramente considerando il fatto che rientravo dopo un mese e mezzo, credo che sulle gambe non potevo avere i 90 minuti, chiaramente non al 100%, quindi poi io della prestazione guardo sempre in particolare il risultato. Un pareggio a Terni molto importante, ottenuto andando in svantaggio per 2 volte, quindi è stata una dimostrazione di carattere. E ripeto, dobbiamo migliorare, perché anche in quella circostanza magari abbiamo subito gol più per negligenza nostra piuttosto che per merito dell'avversario. Terni è una piazza molto importante, è un campo difficile, ripeto, e siamo stati bravi a recuperare la partita per 2 volte. Poi la prestazione personale è chiaro che col tempo migliorerà, perché la condizione si ottiene solo giocando. Fino adesso il mister ci considera uno l'alternativa dell'altra, però ci tengo a precisare che per me Fabrizio è come se fosse, non dico mio figlio, ma quasi. Cioè, io ho 37 anni, quindi punto assolutamente, non metto in difficoltà mai l'allenatore per quanto riguarda le scelte, e quindi se gioca Fabrizio e gioco io, per me è uguale, anzi sono contento del fatto che Fabrizio stia crescendo. Sono uno dei primi che ha creduto in Fabrizio, ci tengo a precisare questo, perché appunto gioca nel mio ruolo, quindi non vorrei che pensasse qualcuno che magari, poiché sono anziano, perché sono il capitano, costringo o porto, assolutamente no. Ci tengo a precisarlo per il bene che voglia a Fabrizio innanzitutto, soprattutto per il rispetto che c'è nei confronti dell'allenatore. Quindi chiaramente se lui in futuro deciderà magari di farci giocare tutte e due, io questo sulle scelte tecniche non mi sono mai permesso di esprimere un giudizio, anzi, perché già è difficile fare allenatore, quindi figuriamoci se io posso mettere in difficoltà l'allenatore. Sono stato uno dei primi all'inizio dell'anno a dirgli al mister che magari non stavo bene perché ho avuto diversi infortuni e quindi in preparazione mi sono fermato, e niente, ci tengo solo a precisare questo. Sì, diciamo che io mi auguro che in casa prima o poi vinciamo la partita, mi auguro appunto che succeda questo che succeda sabato, perché ripeto, è importante sia per la classifica, per il morale, e soprattutto ripeto perché i punti con il Cesena valgono doppio. È chiaro che auspicavamo tutti di venire a giocare a Lanciano il più presto possibile, e le partite invece sono andate peggio di Pescara. Mi auguro appunto soprattutto per la gente di Lanciano, perché comunque per il pubblico, perché per me è importante, l'ho sempre detto l'anno scorso, lo ribadisco sempre, finché c'è coesione fra squadra, la società e tifosi, per l'avversario è un po' più duro. Nel momento in cui magari ci inizia a essere un po' del malessere, credo che ne trae vantaggio solo la squadra avversaria. Quindi noi sapevamo che dovevamo fare un anno di sofferenza per l'obiettivo della salvezza, ma rimanendo uniti fino alla fine, fino all'ultimo secondo, per me possiamo ottenere il risultato. Sì, anche se magari a Terni giocavamo fuori casa, quindi lo dimostra ultimamente nei campionati, anche in Serie A si vede che anche le grandi squadre fanno più fatica in casa che fuori casa, perché appunto c'è bisogno di esprimere il proprio gioco e magari gli equilibri vengono un po' a mancare, perché magari uno si sbilancia di più. E noi dovremmo essere bravi a cercare la vittoria, ma senza
senza fare errori, ecco, di magari di andare all'arrembaggio, di dare dei vantaggi appunto a loro, magari come abbiamo fatto con il Bari. Quindi sì, cercare di vincere, ma sempre con equilibrio, perché ripeto, il campionato di Serie B non è la Serie C, quindi magari con un errore o due errori le paghi cara. Quindi dobbiamo commettere meno errori possibili e cercare di sfruttare quelle occasioni che ci capiteranno. Sì, sì, sì. No, no, assolutamente no. È chiaro, quello che dico io è sempre, cioè, nel senso, anche quando si è ultimo o penultimo, cioè anche nel momento di sofferenza bisogna non demoralizzarsi e continuare con come abbiamo fatto l'anno scorso, perché magari quando vengono i risultati tutto è più facile, ma ripeto, per ottenere l'obiettivo dobbiamo stare tutti dalla stessa parte, ma non perché sto vedendo qualcosa di strano qui a Lanciano in questo momento, parlo proprio a livello generale, è un discorso che ho fatto anche l'anno scorso, come noi nello spogliatoio dobbiamo essere uniti, perché penso che l'unione della squadra, l'unione della compattezza, cioè del senso di tutti quanti, ci porta a ottenere quel risultato. Io penso che da Versa giocherà un altro anno, due anni, Volpe non lo so, cioè, i giocatori vengono e vanno via, ma la Virtus Lanciano rimane la città, quindi è importante ottenere il risultato della salvezza per noi, perché come curriculum non vorremmo mai addossarci una cosa che non, mi auguro che non succeda, ma in generale penso che è un bene prezioso di tutti, ecco, dico solo quello di dare il massimo a tutti quanti, solo questo. Penso che quando arrivano le vittorie va bene in qualsiasi modo, quindi ci stiamo preparando bene, sappiamo che è una partita importante, credo la più importante, ce la metteremo tutta per fare, insomma, la partita dei tre punti e per regalare comunque questa vittoria qui al Biondi, che credo sia importante per noi e per i tifosi che l'aspettano da tanto. Ma penso comunque c'è una partita dove noi dobbiamo cercare di vincere, però usando sempre la testa, nel senso che si può vincere anche al 90esimo, 91esimo, come è stato detto. Dobbiamo stare attenti anche a loro, però dobbiamo sfruttare quelle poche o tante occasioni che ci capitano. Ma sinceramente l'ultimi due l'ha battuti Momo, però non credo non ci sia un problema rigorista o no. Io non, cioè, nel senso, non mi sono mai tirato indietro, penso che anche quando l'ho sbagliato mi sono ripresentato, insomma, a tirarlo. L'importante è chi va, insomma, sia convinto di tirarlo. Poi No, vabbè, gli ultimi, cioè, anche un fatto per far sbloccare, cioè io ho pensato anche per Momo, magari è capitato lui, mi ha chiesto di, per me non ci sono stati problemi, non penso al fatto personale, magari no, lo tiro io, se uno se la sente, magari sono contento, è anche un modo per farlo sbloccare, insomma, comunque chi va. Ma forse, cioè, a parte la categoria, sicuramente vabbè, è diverso, però... Dio, forse magari ci provo anche meno, infatti dovrei magari provarci di più e insomma succede niente, cioè, provarci, anzi mi aiuta a conquistare la fiducia, nel senso per far gol, però ripeto, l'importante è che chiunque capiti faccia gol, mo, che sia Volpe o un altro. Ma sicuramente, perché a volte mi trovo, insomma, da dover magari raddoppiare vicino a Mammarella o chi è, e a volte mi trovo troppo dietro, però questa è una questione di come capita l'azione, quindi se sto troppo dietro ovviamente non riesco a stare pure avanti. Ma è una vigilia sicuramente importante, cioè, come ripeto, come ho detto prima, forse una delle più importanti, perché sappiamo che ci giochiamo, insomma, una bella fetta di salvezza, di, insomma, uno scontro diretto, quindi potremmo lasciare dietro il Cesena. Sicuramente è un'attesa che piano piano passano le ore, sale, perché comunque, cioè, io penso per me che io mi carico, più sento la partita più mi viene da caricarmi, quindi a livello personale, però credo che anche gli altri saranno... Sì. Ma vabbè, il livello sicuramente è un altro livello rispetto all'anno scorso, è una B difficile, perché comunque anche diciamo l'ultima squadra magari non merita di stare in quelle posizioni, io penso escluse 3-4 squadre che secondo me hanno un passo in più, tipo Verona, Livorno, Sassuolo, con le altre, cioè io penso anche il Lanciano se la possa giocare, poi è normale che magari quando a volte facciamo degli errori, delle cose, veniamo subito puniti, e alcune circostanze dove ci è capitata l'occasione magari a noi non l'abbiamo fatto, quindi magari la differenza è anche
le occasioni che ti capitano e che non le sfrutti. Poi penso che anche a Verona comunque Lanciano non credo che abbia demeritato, non si è vista quella differenza che c'è. Poi gli episodi si sa, cambiano le partite. Personale, vabbè, sicuramente non è positiva, però neanche negativa, cioè faccio una via di mezzo, diciamo un po' rispecchia la classifica del Lanciano. Sicuramente posso fare di più io, ma ci si aspetta un po' di più da tutti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare tutti di più per ottenere insomma questa salvezza. Ma se, cioè magari ci sono squadre che dove fisicamente oppure tecnicamente sono superiori, però alcune volte sì, magari l'ho anche un po' notate, però in altre magari no, perché comunque penso che Lanciano, quando ha giocato da Lanciano, insomma, non credo che sia stato inferiore sia a livello magari fisico, quindi alcune volte si è notata, ma in altre no. Ma la gara che vorrei giocare sicuramente, se penso magari alle due che abbiamo avuto in casa all'inizio, Ascoli e Varese, dico Ascoli perché per l'occasione comunque che abbiamo creato a inizio partita e dopo anche il vantaggio, siamo stati puniti credo su un unico errore e quelli magari sono tre punti che a oggi insomma mancano. La partita vorrei giocare, è facile magari dire Livorno perché magari ho fatto gol, però penso anche alla prestazione che la squadra ha messo in campo, la reazione che ha avuto e che non ha dimostrato insomma fino al 92esimo di non volerla perdere, quindi penso quella, e avevo anche detto in precedenza di ripartire da quella partita, infatti poi siamo andati a Vicenza e qualsiasi, insomma, con tutti i modi abbiamo portato a casa i tre punti, anche se lì abbiamo sofferto, però la squadra ha portato a casa i punti. Cioè, già ripeto, se c'è un rigore chi se la sente lo dirà, se vado io non c'è problema, però penso comunque sicuramente gli attaccanti sono sicuro che si sbloccheranno, devono essere magari più convinti dei loro mezzi, perché magari è capitato anche con l'Empoli l'occasione a Diego e magari se era più convinto avrebbe fatto gol, però non è una colpa da fare agli attaccanti, è vero che per l'attaccante è importante fare gol, quindi mi metto anche nei loro panni che sicuramente ci pensano a questa cosa, però insomma avere anche i centrocampisti che fanno gol penso è un buon vantaggio. Se ci danno un rigore contro scappate tutte no perché già se ci danno cioè, a destra rigore contro se ci danno a favore però dalla tribuna stampa diciamo che lo tirite lo indico